pomeriggio, mi chiamo Vito Monaco e sono ricercatore presso l'Istituto di Biorobotica, mi occupo di biomeccanica, controllo motorio, cammino, insomma tutto questo insieme di attività. Sono in questa veste per provare a raccontare come la biomeccanica può essere integrata all'interno della progettazione di abiti, insomma di capi d'abbigliamento. Questo è essenziale sia in ambiti quali lo sport, dove le performance sono importanti, ma anche nella vita quotidiana, no? Delle persone che utilizzano scarpe, piuttosto che pantaloni, piuttosto che altri accessori. Io credo che esista un importante dialogo potenziale tra la biomeccanica, appunto, e quello che è il lavoro del chi progetta abiti, capi d'abbigliamento. La biomeccanica può fornire degli input su quelle che sono le caratteristiche principali, funzionali del movimento e questo da integrare all'interno del concetto di fattore umano, che poi dovrebbe essere un po' la chiave di volta di chi progetta e sviluppa abiti, perché si devono poi sposare col contesto, con la persona, con le sue esigenze.